Pippi Sarrizu calabrese. Pippi Sarrizu, diciamo che possiamo anche... sciorinando la formazione, no, del prossimo Pippi Sarrizu sicuramente, perché abbiamo già chiuso. Con calabrese dobbiamo vedere i dettagli, ma credo che sia un giocatore che vuole fortemente venire a Pineto. Sarà una formazione molto competitiva. Sarà una formazione competitiva come tutti gli anni, una buona squadra per fare un buon campionato. Questo è l'obiettivo che ci siamo posti, senza porre paletti. Partiremo per fare un buon campionato, sperando di ripetere, e non è facile di ripetere le annate passate, però con una società così organizzata, così matura e esperta, si può fare tutto. Tra l'altro avete scelto un allenatore come Massimo Epifani, che in Serie D aveva fatto molto bene, è una grande opportunità soprattutto per lui, no? Ma io credo che Massimo sia un buon allenatore, un grande allenatore, proprio per questa sua qualità è stato forse spinto ad assumere delle responsabilità importanti. Con il Fano fino all'ultimo era in lotta per salvarsi, poi è stato esonerato. Un normale percorso di crescita. Un normale percorso di crescita con obiettivi importanti che ha avuto in questi due anni. Questo è una prova importante anche questa del Pineto, perché lui dovrà guidare una squadra un po' ringiovanita e con obiettivi comunque importanti e con una continuità che ci sarà, che ci deve essere con il Pescara Calcio, con la Pescara Calcio. La C sarà l'obiettivo? No, il nostro è fare un buon campionato, la C è una cosa... Si vola basso? No, noi vogliamo molto basso. Fari spenti, no? Noi vogliamo sempre molto bassi, poi i campionati... No, perché dopo due quarti posti, una finale playoff, una semifinale playoff... Noi partiamo per fare un buon campionato, poi quello che il campo, il giudizio del campo sarà quello che conterà poi alla fine del campionato. Campo giudice supremo. Sì, assolutamente sì.